When I was 6 years old, I broke my leg. Cameron, appunto un'esperienza di digital storytelling nello spirito del Decameron. E noi ci siamo immaginati, quindi nella nostra finzione, non nella realtà logicamente, che un terremoto abbia raso al suolo la città di Senigallia e una brigata di 43 ragazzi, che sono i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, si è allontanata nelle colline marchigiane per appunto raccontarsi, per appunto condividere video novelle tra di loro. Allora, questo progetto, che è nato da un'idea della nostra professoressa di latino italiano, la professoressa Cristina Esposto, è stato sviluppato in questo modo in classe. Diviso in gruppi di 4 persone, abbiamo scelto ognuno una novella e l'abbiamo analizzata attraverso delle domande, quindi un questionario, un commento e un riassunto. Dopodiché abbiamo trasformato la novella in un fumetto con l'applicazione Pixton, un'applicazione che si può trovare su internet e diciamo con dei limiti si può usare gratuitamente. Abbiamo registrato la nostra voce che raccontava la trama della storia sul fumetto con l'applicazione Screen Customatic. Infine abbiamo editato il video con l'applicazione Filmora, un'applicazione di video editing, per poi pubblicarlo su YouTube nel canale della nostra professoressa. Ma il nostro progetto non si è fermato qui. Infatti, per rendere il tutto ancora più accattivante, abbiamo anche organizzato una gara all'ultimo sangue divisa in 8 manche in cui noi studenti che abbiamo partecipato al progetto ci siamo sfidati, riguardanti sia il Decameron in generale, sia le trame e le novelle più in particolare. Non solo, infatti mediante Google Forms siamo riusciti a far vedere i nostri video anche agli studenti, professori della nostra scuola che hanno eletto il video novellatore o la video novellatrice dell'anno. Le capacità che abbiamo sviluppato e appreso mediante questo progetto sono tante, ma ne analizziamo soltanto alcune. In primo luogo abbiamo imparato ad imparare. Infatti mediante queste applicazioni siamo riusciti ad imparare a progettare, a creare video e video editing. Abbiamo imparato a progettare, infatti siamo riusciti a trasformare testi di letteratura antica in veri e propri video espositivi e abbiamo imparato a comunicare, infatti abbiamo riraccontato le novelle con la nostra voce, con solo il supporto delle immagini, senza testo, come facevano i vecchi cantastorie di secoli scorsi. Ed infine abbiamo imparato a collaborare tra di noi e a partecipare. Infatti questo progetto, come ha già detto Caterina, è il frutto di un lavoro di gruppo che ovviamente richiede il lavoro di gruppo e la collaborazione tra tutti i membri e la partecipazione attiva. Perché è importante fare letteratura con il digital storytelling e con lo storyboard? Noi ragazzi, studenti, ma anche i docenti, pensiamo che la letteratura sia roba antica, roba vecchia, roba da museo. Inoltre sono oggetto di studio, spesso marcio disperato e oggetto di temibili verifiche. Quindi è importante per noi presentare un modello di insegnamento che possa portarci ad amare la letteratura e possa essere più interessante e più accattivante. Ma a quanto pare non è solo colpa nostra se, come sosteneva Umberto Eco, la scuola sembra organizzata in modo tale da farci odiare i classici, indipendentemente dalla bravura dell'insegnante, ma per renderci più accattivante lo studio della letteratura occorre farlo in autonomia e l'insegnante può aiutarti solamente nei punti più complicati, ma il lavoro dentro la lettura del testo è tutta nostra, anche attraverso una letteratura più smart, ossia attraverso l'utilizzo dei computer, dei tablet o dei cellulari che utilizziamo ogni giorno per condividere e comunicare con tutto il mondo. E quindi non abbiamo semplicemente analizzato la struttura interna del Decameron, il suo contesto storico, i suoi temi principali, ma abbiamo rivisitato il Decameron in una maniera più al passo con i tempi, attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali. Abbiamo fatto quindi tradizione con innovazione e quindi, come sosteneva Umberto Eco, la scuola non è solamente
odiare i classici perché ti impone